Benvenuti su Viral Gossip News. Nel caso dell'omicidio di Yara Gambirasio è emersa una notizia straordinaria che coinvolge il padre, Fulvio Gambirasio, lasciando la gente senza parole. Prima di cominciare, ti incoraggiamo a iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche, in modo da rimanere sempre aggiornato. È un semplice atto, ma per noi è di grande importanza. Ti ringraziamo. È il 30 novembre 2010, sono le 9:16, e Yara è scomparsa da 4 giorni quando Fulvio Gambirasio, il padre, registra un messaggio vocale sulla segreteria telefonica del cellulare della figlia. Sono passati 4 giorni, devo cominciare a preoccuparmi? Fatti sentire. Fatevi sentire. Consumato dall'angoscia per la sparizione della figlia, il papà Fulvio aveva precedentemente spedito altri messaggi, come ha rivelato durante la sua deposizione in aula. Qual era il significato delle parole del padre della giovane tredicenne bergamasca, che era scomparsa a Brembate di Sopra e poi ritrovata senza vita mesi dopo in un campo di Chignolo d'Isola? Perché ha usato il plurale? A chi si stava rivolgendo? Stava pensando a una fuga o a un rapimento? Interrogativi che gli avvocati di Massimo Bossetti potrebbero avanzare mentre costruiscono la sua difesa nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio della bambina. Chi è stato a togliere la vita a Yara? Se vuoi esprimere il tuo parere, ti chiediamo gentilmente di mettere un mi piace e condividerlo nei commenti. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare le notifiche per rimanere sempre informato.